Questo era inaugurato un centro d'ascolto per gli uomini maltrattanti, uomini per i quali scatta anche l'ammonimento. Qual è la situazione qui in Basilicata? Ma io posso parlare di Potenza. Per quanto riguarda la nostra provincia, nel 2024 abbiamo fatto un ammonimento e nel 2023 invece erano stati disposti dal questore 19 ammonimenti. Quali sono quindi, diciamo, anche le motivazioni per le quali scatta questo provvedimento? L'ammonimento è una misura di prevenzione, quindi l'ammonimento scatta quando ancora non è stato commesso un reato in termini di codice rosso. Però è uno strumento che appunto è stato introdotto per cercare di evitare che il maltrattante possa commettere il reato. Quindi è molto utile, perché probabilmente con l'ammonimento si possono evitare poi dei reati, quindi dei comportamenti ancora più gravi da parte degli uomini maltrattanti. Questo centro scaturisce dal protocollo Zeus, che è stato sottoscritto in questura nel mese di novembre. Gli attori del protocollo, cioè coloro i quali hanno raggiunto questa intesa, sono, oltre alla questura, la regione, il comune e l'ASL, e naturalmente questo luogo serve per far sì che le persone che sono state destinatarie di ammonimento, se lo ritengono, ovviamente questa è una loro scelta facoltativa, possono seguire un percorso che molto probabilmente eviterà che possano porre in essere delle recidive. Abbiamo valutato la necessità di andare a colmare il vuoto che c'era nell'applicazione della legge, su sollecitazione di tanti che oggi sono protagonisti, quindi a loro va il ringraziamento. È il primo centro della regione, non è rivolto solo agli uomini di Potenza, ma è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno, una risposta necessaria, perché ci sono tanti che possono essere accompagnati e che nel percorso, anche nell'applicazione del codice rosso, hanno necessità di essere sostenuti da psicologi e da professionisti del settore per poter magari positivamente uscire da un momento difficile, perché in alcuni casi è di questo che si tratta. Assessore, nasce oggi il primo centro d'ascolto e d'accoglienza per gli uomini autori di violenza. Sì, oggi è una giornata importante, come diceva il signor questore, è importantissimo perché nasce questo centro, che per la città di Potenza e per l'intera regione è fondamentale. Diciamo, la cosa importante è che abbiamo messo insieme parecchie associazioni anche del terzo settore e parecchi enti istituzionali, penso alla regione, all'ASP, ma a tant'altro. Abbiamo messo in sinergia, in rete, tutti gli autori che devono sopperire a questa problematica, che è abbastanza importante. Della prevenzione, della cura dell'uomo maltrattante. In coerenza con la Convenzione di Istanbul, si occupa ha il compito di contrastare la violenza di genere attraverso appunto l'attuazione e la promozione di interventi a favore degli uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive e nelle relazioni intrafamiliari. Abbiamo avuto in gestione, in affidamento da parte del Comune di Potenza, il QAV. Il QAV è un centro uomini autori di violenza ed è un centro che è obbligatorio ormai in tutte le regioni. Noi siamo il primo centro qua in Basilicata. Esiste una sorta di esperienza, però meno specifica, ma noi siamo i primi. Questo QAV come funziona? Funzionerà che faremo uno spazio di ascolto e di accoglienza per gli uomini autori di violenza. Lavoreremo in stretta collaborazione con il Comune di Potenza rispetto alla prima richiesta, perché la prima richiesta verrà fatta dalle assistenti sociali del Comune di Potenza. Poi ci sarà una valutazione d'equipe, quindi con l'ASP, con noi, per poter capire se l'uomo è nelle condizioni di poter essere sottoposto al percorso di trattamento. Come QAV qua attueremo dei colloqui individuali di valutazione dell'uomo, cercare di capire se lui davvero può partecipare al concorso. Quindi gli obiettivi dei colloqui di valutazione ci sono degli obiettivi ben precisi. Quali sono? Quelli di ridurre innanzitutto il rischio della recidiva, quello del contatto con la partner, quello della
assunzione di responsabilità che l'uomo deve avere per il comportamento che attua, e quindi l'ascolto, l'accoglienza, si accoglie la storia. Una volta svolti i colloqui vanno dai 3 ai 5, una volta capito che l'uomo può sottoporsi al percorso, l'uomo entra nel gruppo. Nel percorso del gruppo psicoeducativo, cioè all'interno del gruppo, che è anche un percorso abbastanza, ci sono 24 sezioni, quindi è un percorso di 9 mesi che l'uomo dovrà attuare, allora si ha la possibilità non solo di sostenersi reciprocamente gli uomini tra di loro, c'è un confronto, verranno dati agli uomini degli strumenti proprio, no? Che servono per migliorare, per modificare, perché il nostro obiettivo è quello di modificare il comportamento prevaricante, abusante. Questo è l'obiettivo fondamentale. È fondamentale per noi oggi è una grande soddisfazione, un primo traguardo che abbiamo raggiunto, ma come associazione abbiamo altri servizi, attività, perché noi, il nostro compito sarà anche quello di attuare sul territorio sensibilizzazione, informazione, quindi faremo degli eventi, dei seminari, protocolli di intesa, andremo nelle scuole, perché è fondamentale partire dalle scuole primarie, quindi educare al rispetto, educare ai sentimenti, educare all'amore, tutto questo per evitare, per far sì piuttosto che ci sia un'esistenza equa e non ci sia una prevaricazione dell'uomo, dell'uno verso l'altro o viceversa. Nasce grazie a una collaborazione intensa fra Regione ASP, Questura e Comune di Potenza. Riusciamo così a dare gambe a un protocollo importante che abbiamo firmato a novembre del 2023, che si chiama Protocollo Zeus, che prevede proprio la strutturazione di servizi sul territorio per il trattamento e quindi la presa in carico di uomini maltrattanti e per la gestione degli ammonimenti, che sono quel cartellino rosso, giallo che dà il questore per prevenire casi di violenza domestica o comunque di violenza di genere. È un risultato importante che ci consente di arricchire il nostro fiore dei servizi di contrasto alla violenza. Penso al centro antiviolenza che già opera a Potenza, penso al centro rifugio per le donne che vittima di violenza domestica o di genere, ed oggi abbiamo il CUAV che è il luogo del trattamento. Sono centri molto diffusi in Nord Italia, a Sud penso sia la prima esperienza e spero proprio che sia la prima di tante altre.